Ultimo ma non ultimo di questa giornata di esplorazioni dentro e fuori, attorno alla melodia della terra, il prendersi cura, il custodire, sottolineo questa parola che noi spesso prendiamo così, con grande semplicità e quasi sempre solo nel significato positivo, non è detto che sia sempre così, quindi cerchiamo anche di problematizzarla e del conservare. Siamo arrivati alla relazione di Diego Fontana. Ecco, Diego Fontana è una di quelle persone che spesso magari quando dice che mestiere fa, gli fanno la domanda, ma che mestiere è? Quindi io non voglio dilungarmi oltre perché magari lui ce lo spiega meglio e anche la tipologia e il contenuto della sua relazione dice che cosa fa e come lo fa. È un docente di progettazione visiva, un copywriter, uno scrittore, e la sua relazione è la comunicazione territoriale come mezzo per prendersi cura, approcci e strumenti. Dico subito che quando si parla di comunicazione ormai si parla un po' di tutto e del contrario di tutto, quindi abbiamo ritenuto importante avere un contributo di chi sta dentro profondamente il mondo della comunicazione ed è in grado anche di non solo dirci dove ci troviamo, ma magari dove ci troveremo, con qualche contributo, diciamo, di prospettiva futura, ma anche ha delle caratteristiche, questo è importante anche rispetto al coltivare il nostro senso del dubbio, anche di tipo provocatorio, quindi credo che nella sua relazione c'è qualche piccola provocazione, delle sane e buone provocazioni. A te, Diego. Grazie a tutti e grazie a te. E, sì, come si diceva, mi occupo di comunicazione da ormai molti anni. Ho iniziato come pubblicitario, lavoravo proprio nelle multinazionali della comunicazione a Milano, l'ho fatto per molti anni. Un piccolo aneddoto, e quello spot che sta facendo arrabbiare tutta l'Italia del Buondì che cade come un asteroide è di un mio carissimo amico e collega, quindi se avete delle rimostranze voi me le dite e io riferirò. Detto questo, poi io a un certo punto nella mia vita ho scelto di uscire dalla dimensione della pubblicità, ma ho continuato a occuparmi di comunicazione cercando di seguire un po' più quello che era il mio interesse personale, che è sempre stato quello del territorio, la comunicazione intesa come anima per far vivere i territori, per dar loro un'anima e per continuare a farli vivere. È un amore che ho coltivato negli anni, mi sono occupato anche a livello autoriale, ho lavorato per Rai News, un programma che mi ha portato in giro a mappare tutta l'Italia. Ho appena finito di scrivere un libro dedicato al cammino di Francesco. E prima è stato giustamente nominato San Francesco, e anche se appunto sull'ecologismo di San Francesco si è anche in questo caso detto tutto il contrario di tutto. Comunque questo è un po' il tema, non voglio rubare altri minuti e vorrei entrare subito dentro alla relazione. Il tema che mi è stato comunicato era quello del custodire. Io ero sabato scorso, ero a Gubbio, ero stato invitato a un premio giornalistico che si chiama Sentinella del Creato, un premio di matrice prettamente, il nome lo dichiara molto facilmente, un premio di matrice fortemente cattolica, e dove vengono premiati dei giornalisti che si sono distinti per quello che hanno fatto a livello di ecologia e salvaguardia dell'ambiente. Durante questa conferenza, queste conferenze che si susseguivano, io ero lì in realtà per presentare il mio libro, c'era qualcosa che non mi suonava del tutto bene. E solo dopo un po' l'ho capito, quando a un certo punto ha parlato l'unico invitato che non era cattolico, ma era ebraico.
che ha detto due cose che finalmente ho sentito vive. Ha detto due cose. Ha detto, per voi la parola Adamo non vuole dire molto, è un nome. Per noi Adam viene da Adama, e l'Adama è la terra, il suolo, il fango. Per noi Adam è sempre, ha sempre avuto un significato molto preciso, il fangoso, il terroso, colui che è fatto della stessa sostanza dell'ambiente. Prima cosa che ha detto, e cioè non è tanto la dimensione del io sono qui e mi devo occupare della custodia del creato, che è una cosa fuori da me, che la fa immediatamente diventare uno scenario proiettato all'esterno, ma è già dentro di me. Mi occupo del creato, mi sto occupando di me, mi occupo di me, mi sto occupando del creato. Prima cosa. Seconda cosa che ha detto nel libro che condividiamo, a un certo punto c'è già la descrizione, vera o metaforica, di una distruzione ad opera dell'uomo del creato. E rimane un solo sopravvissuto. E lui ha detto, io mi sono indagato, io ho passato molti anni della vita a chiedermi perché proprio uno, perché in quel libro non c'è scritto che ne rimangono due, tre, dieci, perché uno? E lui dice, in vecchiaia, un po' là con gli anni dopo, forse vi dico chi è, forse, ho trovato forse la risposta, e la risposta è che è la responsabilità. Qualcuno prima l'ha detto, qualche redattore, cioè ognuno di noi è responsabilizzante, quell'uno, ognuno di noi, l'ecologia non può che essere declinata al singolare, ognuno di noi deve occuparsi, è responsabile di un pezzettino. Quindi c'è questa dimensione fortissima. Detto questo, appunto, anch'io ho metabolizzato. Nel frattempo stavo leggendo un libro bellissimo, che se siete interessati a questi argomenti, personalmente, come dire, vi appunto, che si chiama Il selfie del mondo, indagine sull'età del turismo, è di Marco De Ramo, dove si occupa appunto dei grandi paradossi del turismo. E io ne inizio subito con uno dei suoi, mi tolgo il dente, è una piccola provocazione, per fortuna è mitigata dal fatto che l'ha detto lui, non è che lo dico io, no? Lui dice, il tocco dell'UNESCO è letale. Dove appone il suo label, letteralmente la città muore, sottoposta a tassidermia. Il dilemma urbanistico offerto dall'UNESCO è ostico. Certo che vi sono beni che vanno tutelati e protetti, ma è anche vero che se nel 450 avanti Cristo avessero protetto l'Acropoli di Atene come era allora, oggi non avremo né i Propilei né il Partenone. Si dice anche, non avremo nemmeno la Roma barocca, perché si dice anche nel proverbio, no? Quello che non fecero i barbari, ma oggi la Roma barocca è un tesoro che viene protetto e tutelato. Perciò, qual è questa piccola provocazione? È sugli interrogativi che suscita la parola custodire, conservare. È una parola che giustamente siamo qui, prendiamo, ci piace, tutti siamo d'accordo, però forse io credo che un minimo di interrogativi dovrebbe suscitare. Era quello che un pochettino mi stonava in questo premio Sentinella del Creato, dove il creato veniva sempre, appunto, è creato, è un'altra cosa da noi, noi siamo qua e lì c'è qualcosa di cui io mi devo prendere cura. In realtà, appunto, se mettiamo un po' insieme queste tre cose, cioè uno, che se la custodia intesa in senso stretto significa uccisione, cioè significa non fare più vivere una cosa, significa fossilizzarla, significa fare una fotografia e dire questo parco, questo monumento, questo evento non può più vivere, deve rimanere così com'è, perché abbiamo stabilito che così è giusto che sia. Qualsiasi modifica che gli facciamo è sbagliata. Prima cosa. Seconda cosa, appunto, il fatto che non è l'ambiente qualcosa di esterno all'uomo, ma è parte di noi. Noi siamo dentro l'ambiente e l'ambiente è dentro di noi. Passiamo a questa fotografia, che forse qualcuno di voi riconoscerà, perlomeno grandi linee. Volete provare? No? Lui, Reggiano, l'ha riconosciuta subito. È una foto di uno dei più grandi fotografi paesaggisti, Luigi Ghirri. Luigi Ghirri dice questa frase, fra le tantissime interrogazioni che si è fatto, a un certo punto ha detto il vero simbolo della provincia,
è essere incapace di raccontare la propria storia. Cosa vuol dire questa frase, che per me ha un significato profondissimo e molto legato alle prime cose che ci siamo detti? Che se io non so raccontarmi, significa che non so qual è la mia identità. Se io come comunità non so qual è la mia storia, non ho un'identità attorno a cui costruire una centralità. Mi disgrego. Se non so chi sono io, non sono. Se non riesco a costruire una centralità, cado nell'indifferenziato, smetto di esistere, divento appunto provincia, cioè divento un luogo che non esiste, marginale a qualche altro luogo inteso come centralità. Se io non so qual è la mia centralità, muoio. E quindi passiamo invece a un'altra fotografia molto evocativa. Questa magari appartiene di più al patrimonio di tutti, credo che tutti abbiate riconosciuto il Ready Made di Duchamp. E arriviamo a un punto, credo che sia nevralgico. Nel mondo in cui viviamo, la comunicazione, cioè il comunicare, non è accessorio, non è superfluo. E questo oggetto, questa operazione, questo ready made appunto, che ridefinì i concetti dell'arte, ci dice proprio questo. Leggiamo insieme velocemente. Vado un po' a braccio. Duchamp sradica un oggetto che nessuno poteva guardare perché era inserito in una storia. La storia di quell'oggetto era che quell'oggetto era un orinatoio come tanti, ed essendo un orinatoio passava inosservato, era utilizzato per la sua funzione. La storia in cui era inserito quell'oggetto era la storia di essere un orinatoio. Dal momento che Duchamp sradica quell'oggetto dalla sua storia e lo inserisce in un altro contesto, cioè in un altro sistema di relazioni, quell'oggetto diventa realmente altro. La sua storia diventa quella di essere un'opera d'arte e le persone si relazionano con lo stesso oggetto che prima era utilizzato solamente per il suo servizio come fosse un'opera d'arte. Finalmente è possibile osservarne le morbide forme, le curve, la bianchezza del materiale, la grazia con cui è stato modellato. Che cosa ci dice Duchamp? Ci dice che l'oggetto come entità neutra è solo una piccola parte della storia. La parte del leone, della realtà, la parte del leone la fa la storia in cui viene inserito un oggetto. È la storia che lo fa esistere per le persone, guidando le relazioni che gli uomini avranno con quell'oggetto a seconda di quello che viene raccontato. Significa che se non ho una storia da raccontare, presto o tardi l'esistenza di quell'oggetto tenderà a dissolversi. Nell'era della comunicazione, un oggetto, e ovviamente per oggetto possiamo intendere anche territorio, comunità, paese, esiste se entra in una relazione, cioè se entra in una storia che crea relazioni. In questo senso, custodirlo non significa tassidermizzarlo. Cioè non significa prendo quella cosa, faccio una fotografia, dico che così è perfetta, label, altro da me, ci occupiamo di altro. Significa che io lo devo amare, devo continuare a farlo vivere e devo farlo entrare in relazioni con l'altro, cioè devo raccontarlo. Raccontare la storia della mia comunità è un atto d'amore, è fondamentale per continuare a farla vivere. Non è che posso non farlo. Bill Baerbach, che è stato forse il più grande, il più rivoluzionario fra i comunicatori inglesi, che poi ha vissuto la maggior parte della sua vita negli Stati Uniti, è stato l'uomo che fece diventare il maggiolino, quel mito che poi è diventato per intere generazioni, si dice appunto che in comunicazione una verità non è tale se non arriva al pubblico. Cioè, se io non riesco a raccontarla in modo che entri in relazione con un pubblico. Quindi, per una collettività, comunicare diventa un gesto d'amore, un atto di resistenza dinamica. Cioè, racconto la mia storia perché voglio che il mio luogo, di cui riconosco il valore, continui a vivere. Ora, io sarei qua, anche, soprattutto con questa relazione, per darvi un po', come dire, anche di speranza. Nel senso, invece che di soli concetti, come dire, teorici, vorrei farvi vedere dei gesti d'attenzione, appunto, dei gesti d'amore, dei gesti di comunicazione che
ho personalmente, nei miei vagabondaggi, riscontrato e che porto come testimonianza di quello che si può fare, quello che se si assume, come quel Noè, la propria singola responsabilità su di sé, si può fare e si è fatto e ha funzionato. Purtroppo non tutte le slide funzionano perfettamente. Facciamola caricare un attimo. Ecco. Il primo luogo dove mi piacerebbe portarvi è Pitlochry, in cui io mi sono imbattuto per puro caso. Ero in giro per la Scozia, e era una tappa che dovevo fare e non lunga, e volevo spezzarla in qualche modo, e a un certo punto ho deciso di fermarmi in questo paesino semplicemente perché passando mi sembrava un villaggio pittoresco. Il pittoresco è una categoria che è nata proprio con il turismo, e poi vabbè, apriamo e chiudiamo parentesi. Mi sembrava carino questo paese. Mi fermo, e probabilmente era un po' il destino che mi fermassi, perché quell'incontro per me è stato motivo poi di grande riflessione. E scopro Pitlochry, scopro la verità di questa, scopro la storia che hanno saputo raccontare per continuare a vivere. Che cosa è successo a Pitlochry? Pitlochry è un villaggio scozzese nelle Highlands centrali, e era un villaggio, ancora oggi, a meno di 2000 persone, ma è su tutte le guide, è sulla Lonely Planet, sulle guide principali, che certo che non va al turismo di massa, però va a un discreto numero di turisti, come mai? È un paesino identico a tutti gli altri che si possono trovare nelle Island centrali, insomma, non ha niente di particolare, tranne una cosa. Fino agli anni 50 l'intera economia era basata sulla pesca dei salmoni, unica cosa, c'era un fiume, Tumbel se non sbaglio si chiama. Il villaggio è stato costruito per quello, perché piano piano i pescatori, pescando i salmoni, hanno costruito un villaggio. Però a un certo punto succede, il mondo cambia, che il distretto cresce e si rende necessaria la costruzione di una diga. E si stabilisce che il punto giusto per costruire la diga è Pitlochry. Una diga però potenzialmente che cosa poteva significare? Distruzione di un ecosistema, distruzione paesaggistica, distruzione di un'economia, distruzione di Pitlochry. Un paese che era carino e conosciuto e viveva perché aveva un fiume, pescatori e un paesaggio incontaminato, diventava un paese industriale dove c'era una diga che produceva energia idroelettrica, pesca rovinata, ambiente rovinato e quello che generalmente si associa a una diga. Che cosa avremmo potuto fare? La domanda è: noi che cosa avremmo fatto? Se noi, diciamo, avessimo deciso, se si fosse risolto in uno scontro, se noi avessimo detto no, Pitlochry deve rimanere così perché qui c'è questo bollo che dice che così è perfetto, e dall'altra parte invece c'è un blocco più grande di noi che dice no, a Pitlochry ci vuole una bella diga perché è necessaria per far vivere le persone. Questi erano i due eserciti che si contrapponevano. Cosa sarebbe accaduto? Probabilmente uno dei due avrebbe perso, il più piccolino, cioè Pitlochry. Non è stato così. La comunità di Pitlochry decide di non arrendersi, ma lo fa in modo intelligente, lo fa in modo dinamico, non fa muro contro muro. Il loro amore per il fiume e il territorio rappresenta la loro identità e decidono di metterla in gioco, cioè di farla diventare una relazione. Come fanno? Uno, i salmoni risalgono la corrente. Perciò creano una serie di vasche a gradoni che i salmoni possono risalire. E in più, geniale, mettono un monitor sulla diga, molto grande, collegato a delle telecamere attivate a fotocellule subacquee. Sul monitor, in tempo reale, si possono vedere passare i salmoni e vengono conteggiati. La diga, a quel punto, che nasceva potenzialmente come qualcosa di distruttivo, diventa invece un totem, diventa una stele che racconta l'amore di Pitlochry per il proprio territorio e diventa anche agente di turismo. Io stesso l'ho visitata e non ero solo. Noi turisti ci trovavamo sulla diga
felici di poter vedere passare il salmone numero 4234. E felici anche del fatto di poter, come dire, ricevere testimonianza, racconto di questa comunità che non si è arresa e ha costruito sì la diga, ma l'ha voluto fare in modo che rispettasse l'ambiente, non rovinasse la vita dei salmoni e potesse anche diventare racconto di quello che loro avevano fatto. Ok? Grazie a questa intuizione Pitlochry è diventato celebre in tutta la Scozia per la sua diga, è vero, voi andate a cercarlo, lo trovate sulle guide turistiche. I turisti si ritrovano davanti al monitor, entusiasti di veder passare il salmone 4234. Sulla diga è stato anche realizzato un percorso di comunicazione in cui viene tutta questa storia viene raccontata. Viene raccontato che dovevano costruire la diga, i motivi, le ragioni e come hanno fatto per mantenere il progetto più, diciamo così, ecologico possibile. Grazie a una visione consapevole del ruolo della comunicazione, un progetto potenzialmente distruttivo è diventato un centro di interesse in grado di rispettare l'ambiente, produrre energia, diventare un potente centro di attrazione e sensibilizzazione per il turismo. Direi che non è poco, soprattutto, ad esempio, io non sono nemmeno di Reggio, io sono ancora più giù, sono di Sassuolo e conosco bene quello che è stata la costruzione della diga necessaria, certo, ma è stato uno degli elementi che ha portato alla ennesima distruzione di un ecosistema, perché non è stata fatta in questo modo, perché noi della nostra comunità non avevamo ancora capito qual era la nostra storia e non avendola capita non l'abbiamo difesa e la diga è stata costruita e ha distrutto parte della storia perché noi non l'abbiamo difesa, perché non la conoscevamo, non la sapevamo raccontare e infatti siamo una grande provincia che esiste solo perché siamo, diciamo, satelliti di Modena e Reggio. Invece avremmo potuti essere la città che aveva salvato un fiume. La diga coinvolge i turisti e riesce a sensibilizzare, mostrando loro quanto è importante per questa comunità anche un singolo salmone, mostrando anche quanto ingegno sono riusciti a mettere per trovare una via che sembra sempre quasi mai percorribile tra salvaguardia e necessità energetiche. Vediamo se carica. Ora ci spostiamo in Spagna. Qualcuno di voi conosce le vie verdi? Le conoscete? E io qua questo intervento l'ho intitolato così, a volte serve un problema per risolvere un problema. E è un esempio, anche in questo caso, io quando l'ho scoperto, mi ci sono imbattuto, mi sono innamorato di quel progetto. Non è neanche come si diceva, davvero, realmente, non è una cosa di pensiero, è una cosa di sentire. Ho sentito che quel progetto era giusto e quindi subito l'ho messo nella mia cartella di esempi positivi. Abbiamo due problemi. A un certo punto, negli anni 90, la Spagna si è ritrovata, in particolare l'Andalusia, il sud della Spagna, si è ritrovata con molti chilometri di linee ferroviarie dismesse e abbandonate perché sono state completamente tagliate fuori da quelle più moderne su rotaia. Erano tutte vie minori, rotaie minori, abbandonate, che marcivano e lasciavano, insomma. Poi però negli stessi anni, guardate che cosa curiosa, avevamo un altro problema, di un ordine completamente diverso e che non c'entrava niente con il primo problema. Avevamo una cittadinanza, in quel periodo, poi la ritroveremo anche dopo, molto attiva e dal basso spingeva perché chiedeva, soprattutto in quella parte di Spagna che è molto interessante da girare a piedi, cammini, percorsi, piste ciclabili, trekking. La cosa interessante lì è stato questo, che entra in gioco la creatività, cioè entra in gioco come prima si è riusciti a trasformare, cioè a mettere insieme due problemi, cioè salvaguardia e turismo sono diventati un'unica diga. In questo caso abbiamo problema delle ferrovie con cui non si sa cosa fare, riqualificarle, toglierle, che destinazioni gli diamo? Comunità che chiedono cammini. Ecco che nascono le vie verdi. Le vie verdi sono una soluzione che ha preso forma attraverso, adesso così sembra facile, ma ci sono voluti molti anni di dialogo fra cittadini, associazioni, enti locali, amministrazioni, eccetera. L'idea è stata riqualificare il patrimonio delle linee ferroviarie dismesse, tramutandole nei sentieri, che così volevano fortemente i cittadini. E
Il risultato è stato quello di avere un vero e proprio sistema di vie alternative per visitare la Spagna in bicicletta o a piedi, che entra rapidamente nel cuore sia del pubblico internazionale sia del pubblico internazionale. I percorsi, identificati con l'inconfondibile marchio che rimanda all'antica ferrovia, salvaguardia dell'identità, ancora una volta, ma salvaguardia dinamica, vedono anche la presenza di una segnaletica che indica i principali punti di interesse e accompagna i visitatori in luoghi dove difficilmente sarebbero arrivati, incrementando le microattività locali. Ok? Io, per esempio, ho scoperto le vie verdi non andando a cercarle su Google. Io mi ci sono imbattuto perché ero in viaggio in Andalusia e siccome sono appassionato di ornitologia, sapevo che in Andalusia c'erano i grifoni, che non avevo mai visto se non negli zoo quando ero bambino, e avevo sempre avuto il sogno personale di vedere un grifone in natura. Scopro che c'è questo monte dove c'era una delle più grandi colonie di grifoni in Europa, e se non lo vedi devi essere proprio sfortunato. Vado e scopro lì che questo monte è tutto, diciamo così, puoi fare un trekking tutto su queste vie verdi. È lì che mi sono informato sulle vie verdi. E seguendo le vie verdi sono arrivata a un centro ornitologico che si occupa della salvaguardia di questi grifoni, a cui ho potuto donare i miei, non mi ricordo, 2 o 3 euro che permettono a me come turista di sapere che sto spendendo bene i miei soldi e al centro di continuare a vivere. Quindi il turismo contribuisce alla salvaguardia, e anche questo è un bel paradosso, perché generalmente noi immaginiamo il turismo sempre e solo come arriva il gregge e distrugge tutto. In quel caso è un turismo selezionato che porta sempre qualche euro ogni giorno e microattività che altrimenti senza le vie verdi non vivrebbero, non potrebbero vivere. Quindi di nuovo ferrovie che stavano marcendo e la cui identità è stata messa in gioco, le possiamo rigenerare. Rimangono le antiche ferrovie, sono un patrimonio certo, ma dobbiamo farle diventare qualcos'altro, perché possano continuare a vivere. La vita è dinamica, non è statica. Qui è un percorso ancora diverso. Questo, come vedete, sono tutti centri minori. A me piace questo tipo di viaggio. Questo è Livarot, è in Normandia. È la regione del Calvados, eccetera. Che cos'è Livarot? Livarot è un paesino, di nuovo possiamo dire pittoresco, costruito da una strada in mezzo a colline sature di verde, ma anonimo come tutti gli altri 1000 paesini pittoreschi della Normandia. Non ha monumenti significativi, non ha musei, non ha festival, niente. Ha una cosa, una. Produce un formaggio di latte crudo, che è dal 1800 prodotto ed è DOC dal 1975. È l'unica cosa che ha. È ovvio che questo formaggio è ciò che fa diventare Livarot un luogo e non uno spazio. È attorno a questo formaggio che si costruisce l'identità e la storia di Livarot, e Livarot può entrare in relazione con gli altri. Ed è così che avviene. È evidente che il formaggio è il solo elemento che crea centralità ed è l'unico elemento in grado di risultare rilevante per il pubblico. Ed ecco una piccola grande idea. Questa qua io realmente sono rimasto non meravigliato, realmente a bocca aperta. Prossima slide vi spiego perché. È stata questa l'idea, che se questo prodotto è ciò che rende Livarot un luogo, allora l'azienda che lo produce dovrà essere piazza, mercato, locale e museo. Ed è così che avviene. Il luogo, spero che carichi, queste sono pessime foto che ho fatto con avevo una piccola digitale, mi scuso della cattiva qualità, ma accade questo, che questa azienda può essere visitata durante il tempo d'apertura, sempre, da chiunque, in autonomia, seguendo un percorso che ha per il 90% una parete a vetri, che guarda sempre tutta la linea produttiva dell'azienda, ma realmente, cioè loro realmente stanno lavorando, e tu come turista li costeggi e vedi sempre quello che fanno, tutti i passaggi, da quando vuotano il latte a quando arriva il passaggio finale con le formine. Quello che ti risulta è di una trasparenza totale, quasi sbigottisce, cioè, esci e dici ma è accaduto davvero?
davvero c'è questa azienda che può essere visitata da chiunque in qualunque momento, perché tra virgolette non ha così nulla da nascondere? Eh sì, è vero, è così, vi confermo. Ovviamente alla fine ho preso una forma di libero, non potevo non farlo. Non si può riconoscere la qualità di un progetto che ha trasformato attraverso un... Scusate, piccolo inciso. Che cosa vuol dire? Che l'azienda è diventata un museo. L'azienda è diventata anche un luogo dove io vado... È diventata centro di turismo, quindi piazza, e museo. Cioè un luogo che io visito per imparare qualcosa su questa città, che è Livarò. Non a caso la città e il formaggio portano lo stesso nome. E nella grafica del formaggio troviamo scritto, non mi avventuro nel francese, come dice, il villaggio del formaggiaio, come si potrebbe dire in italiano. Quindi questo legame, questa identità fra prodotto e territorio lì è fortissimo. E la domanda è, ok, forse a noi sembra poco, però, esempio classico, noi in Emilia-Romagna produciamo uno dei formaggi più noti al mondo. Provare a visitare un caseificio è praticamente impossibile, se non negli ultimi anni finalmente si sono attivati, hanno fatto qualche attività, hanno fatto il giorno dei caseifici aperti, eccetera, ma è assolutamente impossibile pensare di andare a visitare come meta turistica un caseificio. Non è mai venuto in mente a noi che un formaggio, il più importante formaggio al mondo, diciamocelo pure, potesse essere l'identità talmente forte dell'Emilia Romagna da produrre turismo. Questo proprio non abbiamo mai pensato. Torniamo in Spagna e andiamo a Valencia. Ecco, io non so nemmeno lo spagnolo, quindi evito di pronunciare questa frase, però la traduzione è: il letto del Turia è nostro e lo vogliamo verde. L'ho messo tra virgolette perché questo era uno slogan scandito in modo anche piuttosto brusco in un periodo in cui ci sono state fortissime tensioni fra l'amministrazione locale e le comunità, i cittadini valenziani. Che cosa era successo? Fino agli anni 80, io l'ho scoperto andandoci, di nuovo ammetto, io non lo sapevo, Valencia era attraversata da un fiume, il fiume Turia. Ma già dagli anni 50 era un fiume molto problematico. Era problematico per due ragioni. Una è quella che ho scritto, inondazioni, che sono state nel 56 prodotto tipo 10 morti. Ma in una città come Valencia, che è la terza città più grande della Spagna, quindi come se, che ne so, a Torino ci fosse un fiume che può, quando esonda, uccidere persone. E inoltre anche perché molte parti erano maleodoranti, mal frequentate, si diceva, aveva creato delle zone non frequentabili. Quindi è dal 56 che c'è questo problema del fiume. E bisogna risolverlo. E come viene risolto? Nel 66 le istituzioni fanno questa proposta chiara. C'era di mezzo Tito, una serie di cose, una bella autopista, una bella autostrada di 8 corsie. Ci è mancato tanto così perché non venisse costruita, tanto così. Non è stata costruita perché, di nuovo, c'è stata una comunità che non si è arresa, che ha deciso che il fiume Turia era loro, è nostro, dice questa comunità. Non è di qualcuno che può decidere per noi. Il fiume Turia è la nostra identità. E che cosa hanno fatto? Si sono organizzati in comitati, hanno giornalisti, architetti, studenti, storia, potete andare a cercare, tutti uniti da questo slogan, fino a quando a un certo punto le pressioni non sono diventate così forti che il comune non è stato costretto a lanciare questo concorso, un concorso di idee. E quella che ha vinto è stata formidabile nella sua semplicità. Il Turia è stato deviato, il corso è stato deviato, e il letto, quello che per 9 km attraversa tutta Valencia, è diventato il più grande, più lungo parco cittadino urbano al mondo. Se voi andate a Valencia scoprite che c'è questo parco che taglia quasi tutta la città e che è
un ex letto del fiume. Questo parco ha creato delle nuove centralità che sono formidabili. Sono, insomma, penso che meritino realmente una visita. Prima di tutto perché generalmente quando pensiamo a un parco cittadino noi pensiamo a una cosa che assomiglia a una sfera e che inevitabilmente è facile da raggiungere in una zona, diciamo, per esempio lo facciamo nel nord-est della città, è facile raggiungerlo lì, chi abita è molto più svantaggiato. Se invece immaginiamo la città come una sfera e un parco che la taglia a metà, significa quasi che da quasi ogni luogo io posso accedere al parco. Sostanzialmente questo parco giardino lunghissimo è diventato un elemento di centralità. E vi assicuro, io ero là, è incredibile quanto sia frequentato, dalla mattina fino alla sera. Turisti che fanno, cioè, a parte i turisti, insomma, valenziani che fanno sport, jogging, portano il cane, è pieno di eventi, alla sera ovviamente si cambia vita, ci sono bar, teatro, diventa sostanzialmente una nuova piazza diffusa, verde, quindi non male, che attraversa tutta la città. Questo è stato possibile perché alcune persone hanno scelto appunto, hanno capito che quel fiume rappresentava la loro identità, non poteva cadere nell'indifferenziato, non poteva diventare asfalto, doveva rimanere viva l'anima di quel fiume. E per farla rimanere viva bisognava un'altra volta capire che bisognava poterla trasformare. Non poteva essere teniamoci il fiume così com'è o la strada. Bisognava trovare il modo di fare vivere il fiume in un modo nuovo. Continua a vivere quel fiume, allora è un fiume di persone. Si è così innestata nel tessuto urbano uno spazio inedito di socialità e condivisione che ha modificato l'immagine stessa di Valencia. Negli ultimi 30 anni nel Giardì sono sorte strutture, spazi, iniziative dedicate all'arte, scienze e cultura. L'acqua non c'è più, ma come dicevo prima è un fiume che continua a vivere perché è un fiume che continua a portare linfa, continua a essere vivo per la città. Questo l'avete visto? Allora, purtroppo non sono, per una ragione di compatibilità fra Mac, PC, eccetera, non sono riuscito a inserire dentro la slide il video, ma se avete pazienza esco un attimo, lo mettiamo play e dovremmo riuscire a vederlo, spero senza problemi. Spero. Mi sono anche piuttosto imbranato nell'uso del PC perché generalmente... Spero di riuscire a vederlo. Eccolo qua. Io clicco, vediamo cosa succede. Proviamo a crederci. Lo vedete? Sì. Keine Street Art, weil Street Art ist was im öffentlichen Raum hinzufügen. Und ich würde sagen, man könnte es umgekehrte Street Art nennen, weil ich dem Raum etwas entnehme und also diese Abdrucke nehme von etwas im öffentlichen Raum. If we look back in fashion since centuries, people using the nature for motifs. To print it on textile or to paint it, like leaves, trees, water. There's so much people used before. And what she is doing, she is translating this kind of technique into the urban culture. I think it's very original and it gives a very nice effect. Not something you really expect to see on a t-shirt, so that's very cool. Questo era un video pubblicitario, chiaramente, però il pensiero che ci sta dietro a questo progetto è assolutamente interessante. È l'idea che l'identità di Berlino è costituita anche dalle sue texture, dai suoi segni, dai suoi paesaggi urbani e che questi pezzi, queste porzioni di città possano continuare a vivere diventando anche altro, diventando timbri che possono andare a fare la grafica di una maglietta, possono entrare comunque in altri mondi, in altri linguaggi e continuino trasformandosi a vivere anche al di fuori di Berlino.
quindi diventano di nuovo un racconto di Berlino che permette a Berlino di continuare a vivere. E anche questa è, credo, piuttosto interessante, e una pratica che ad esempio potremmo provare anche a immaginare, che cosa, come dire, come poter applicare in altri contesti, perché no, anche in contesti del tutto naturali, cioè le texture di alberi, di paesaggi, come abbiamo visto, perché no? Passando di nuovo, tornando di nuovo alla nostra presentazione, se riesco a capire, ormai sono diventato quasi decente nell'uso di un PC. Torniamo un attimo in Scozia. Questo è un esempio molto più semplice, molto più piccolo, molto più tutto sommato minimale e anche molto più, in questo caso, tra virgolette, di comunicazione nel senso vero e proprio. Però anche in questo caso è abbastanza sorprendente come a volte, se sei consapevole della storia che tu vuoi comunicare di te, riesci a fare con un piccolo spostamento di senso, riesci a ottenere dei risultati mostruosi. Prima di TripAdvisor, tutti voi conoscete TripAdvisor, vero? Non c'è bisogno che vi spieghi cos'è. È uno dei grandi, negli ultimi anni è diventato uno dei grandi creatori di marker. Sapete cosa sono i marker? Sono quei segni metaforici che la società applica a un oggetto, a un monumento, a una porzione, e immediatamente fa sì che per le persone quella cosa diventi qualcosa che merita di essere vista. TripAdvisor è stato uno dei più grandi generatori di marker negli ultimi tempi. Una volta c'erano solo le guide. Se la Lonely Planet diceva, e prima della Lonely Planet, se la guida Michelin diceva che quello meritava di essere visto, improvvisamente, dall'oggi al domani, tutti andavano lì. Oggi lo fa TripAdvisor anche, cioè contribuisce anche TripAdvisor. Prima di TripAdvisor, in Scozia, hanno pensato a questo piccolissimo spostamento di significato. Ho chiamato la ricaduta delle stelle, un piccolo gioco di parole, ed è questa semplicissima idea. Da noi siamo sempre stati abituati a valutare da 1 a 5 stelle, per esempio, le strutture ricettive, no? Abbiamo tutti l'abitudine, ce la sappiamo, da noi, diciamo così, sappiamo che un hotel va da 1 a 5 stelle. E questo significa, anche se non ne sappiamo esattamente definire i contorni, ci dà un'idea piuttosto chiara della qualità del servizio più o meno che ci aspetteremo da quell'hotel. Siamo d'accordo, no, su questo? In Scozia hanno semplicemente pensato che quest'idea potesse essere traslata in ogni altra esperienza che una persona, un visitatore, un turista potesse fare in Scozia. Sostanzialmente, questo sistema di stelle va dalla visita in barca a quella al castello, dal museo alla spiaggia, ovunque. Dovunque voi andiate troverete spiaggia Tal dei Tali, 3 stelle, gita in barca per vedere le focene, 4 stelle. Okay? Che cosa succede? Non è solo una, mi permetto di cercare di farvi notare che non è solo una piccolezza, non è una cosa piccola stupidina, è una cosa che dietro ha un pensiero, e il pensiero è questo. Uno, che le persone hanno la sensazione appagante di trovarsi in un sistema chiaro, ufficiale, senza tutte quelle zone di grigio che a volte capita in altre, insomma, in altre circostanze. Ma due, incentivano la qualità, cioè la storia che portano avanti è una storia di trasparenza e di qualità. Se la mia gita in barca come operatore turistico ha 3 stelle e poco in là ce n'è una che ne ha 4, secondo voi, a differenza di poco prezzo, tuttora che è un turista in Scozia, dove va? Da me o da quello che ne ha 4? Da quello che ne ha 4. Perciò è chiaro che diventa un incentivo a non fare mai abbassare la guardia a tutti gli operatori turistici, a mantenere alta la qualità, a sperare che il prossimo anno si potrà meritare la 4ª stella se ne ha 3 o la 3ª se ne ha 2. Questo sistema, cioè è un sistema semplicissimo che potremmo proprio prendere e utilizzare ovunque per fare una prova, per verificare la sua, come dire, la sua efficacia su un territorio, ha fatto sì che nessuno abbassi la guardia e che i turisti si sentano tutelati. Tu ti senti in un sistema che
arbitrariamente, probabilmente dentro, se ci vivi, mi immagino che ci saranno anche altri meccanismi, qualcuno sarà più arrabbiato, però perlomeno c'è un sistema univoco in cui tu sai che quella cosa ti aspetti un servizio da 3 stelle e su quello te ne aspetti un'esperienza da 3 stelle e su quella te ne aspetti 4. È più interessante di TripAdvisor, perché poi si entra in meccanismi dopo anche che diventano, come dire, molto complessi da gestire, però chiaramente in TripAdvisor entrano molti interrogativi e non è oggi, credo, l'occasione per, nel senso che lì è la domanda se davvero chiunque è in grado di recensire qualunque cosa, e la mia risposta è no. In questo caso è diverso, c'è un ente certificato che dà queste stelle e quindi è piuttosto interessante. Lì la traslazione non è chiunque vota qualunque cosa, ma c'è un ente che può valutare la qualità dell'esperienza di molti pezzi e non solo dell'ospitalità, ma anche dei musei oppure della reale possibilità, per esempio, di vedere, che ne so, l'aquila di mare nella gita che ti dice che se c'è una gita in barca che ti dice vieni che ti porto a vedere dove nidifica l'aquila di mare e ha una stella, è piuttosto improbabile che vedrai l'aquila di mare. Se ha 5 stelle forse è possibile che io la veda. Questo è quello che mi aspetto. Un semplice sistema di comunicazione visiva, se sfruttato con consapevolezza, diventa un potente strumento per incentivare la qualità di tutta l'offerta turistica e ha ricadute sociali sul territorio, contribuendo a far crescere anche un turismo. Anche il turismo diventa di maggior qualità. Vi faccio vedere anche un'ultimissima cosa prima di lasciarci, poi lasciare spazio alle domande, eccetera. Se riesco a farlo vedere, ma se prima ci siamo riusciti non vedo perché qua non dovremmo. 7 meses pintando, 209 casas, 425 familias, más de 19.500 litros de pintura y más de 220 tonos de color. Estamos nosotros aquí en Palmitas, gracias a un programa de prevención contra el delito, haciendo el macromural más grande del país. Nace del Programa de Prevención Nacional de la Secretaría de Gobernación y de la iniciativa y la idea del gobierno de Pachuca de intervenir con arte este cerro, que es un polígono de punto rojo de violencia, con riesgos de violencia. Se ve bonito todos los colores, le digo, sobre todo que le metieron colores vivos que alegran mucho la vista de uno para todos lados, todos los colores están muy bonitos. Se dieron a la tarea de trabajar con la gente, de ir a la casa de las gentes, de saber cuál es el color favorito de cada persona, qué cosas tenía en su casa, qué colores eran, para a partir de ello ir generando un mapa de colores. Ahora entre la misma gente que antes no se llevaba, ahora ya se llevan, ya todos se saludan. Y entre los niños, te puedo decir que ahorita en la faceta de color veo a los niños más alegres que nunca, ¿no? Les daba pena decir que vivían aquí, porque era un barrio segregado, era un barrio señalado, era un barrio donde decían que eran lo peor. Al día de hoy, la gente está orgullosa de decir, yo vivo en Palmitas, yo soy de Palmitas. Devo essere onesto, io mi ero imposto, mi do sempre delle regole quando faccio questi tipi di interventi, perché cerco di, siccome giustamente, come dice Emanuele, la comunicazione quando se ne parla sembra sempre un mondo multisfaccettato, per cui si parla sempre di tutto e del contrario di tutto. Per non alimentare le dicerie sulla comunicazione, che già sono molte, cerco sempre di parlare di quello che so. E quindi mi ero dato la regola di portarvi solo esempi che avevo visto personalmente. Questo è l'unico che ho trovato in rete, che conosco, perché per noi, per me che faccio il comunicatore e per altre persone che sono, come dire, in rete con me, è un caso che è conosciuto, è una case history, si dice così. Tutti gli altri che avete visto però invece sono presi dalla mia esperienza diretta. Questo è anche un caso, se vogliamo, un po' diverso, perché non rispecchia, se devo essere onesto, esattamente quello che ci siamo detti finora. Cioè, in questo caso non è tanto l'idea di ho un'identità, la devo raccontare e solo raccontandola faccio un percorso prima di conoscermi, poi sapere quali sono i punti che costituiscono davvero la mia identità
e allora gioco su quelli e facendolo li metto in relazione e li faccio vivere. In questo caso è un po' diverso, era un quartiere decisamente a rischio sociale, economico, di tenuta, grossissimi problemi, e qui è stata usata, diciamo, un'identità esterna che gli è stata data, diciamo la verità, cioè in quel caso è stata l'idea di usare artisti, street artist, per dare una nuova forza, un segno di cambiamento, e essendo diventato un progetto sotto l'occhio del mondo, è chiaro che ha innescato una serie di meccanismi per cui le condizioni sono migliorate, anche semplicemente per il fatto che a un certo punto gli occhi di tutto il mondo guardavano quel quartiere, quindi è un po' diverso, però in finale mi piaceva comunque farvelo vedere, perché è sempre un esempio di come diciamo, la comunicazione, quando si intende come progetto, può davvero cambiare le sorti in meglio di un territorio, di una comunità, di un paese, di un parco naturale. Non è la comunicazione qualcosa di accessorio, ma è qualcosa che può cambiare la vita. Quindi non è metto un cartello con scritto zona di produzione del parmigiano reggiano, ma è sapere che si può intervenire per migliorare le condizioni realmente di un territorio. Tornando a noi, poi ci lasciamo. Erano un po' le conclusioni, insomma, che mi sembrava corretto provare a... Oddio, come si faceva? Così, ce l'ho fatta. Quindi, come ci lasciamo oggi? Io ho segnato queste tre piccole cose, le sono uno. Insieme forse si può provare a cambiare un po' idea sulla comunicazione, che io da professionista inserito in questo mondo sento molto, cioè il fatto che appunto la comunicazione venga intesa come qualcosa di accesso, sì ma alla fine cosa serve? L'idea appunto è la comunicazione vera, la buona comunicazione è la capacità di raccontare la propria storia mettendola in comune, questo vuol dire comunicare con gli altri. E questa piccola grande cosa è necessaria per far vivere un territorio, per custodirlo. È il contrario, se vogliamo, appunto, del conservarlo in senso tassidermico, in senso fossilizzarlo, ma è, capisco quali sono i punti forti di questo territorio, raccontandoli, mettendoli in relazione con gli altri, continuo a farli vivere. Non lo museifico. Quindi sforziamoci di comprendere il ruolo fondamentale della comunicazione nel far funzionare un progetto sul territorio per impedirgli di diventare, come abbiamo visto, provincia, cioè di disperdersi nell'indifferenziato. Nell'età in cui viviamo, la storia, come ci ha insegnato Duchamp, in parte crea l'oggetto stesso. Infine, appunto, spero che gli esempi che abbiamo visto insieme, girando un pochettino per l'Europa e per il mondo, vi possano, come dire, un po' essere da stimolo, per me lo sono tanto, non come, diciamo, traguardi irraggiungibili, ma come esempi molto concreti da usare per ripartire da lì con quello che noi abbiamo a disposizione su questo territorio. Quindi, se a Pitlochry sono riusciti a fare di una diga un elemento che ha fatto esistere Pitlochry per il resto del mondo, cioè non l'ha fatta morire nell'indifferenziato, ma l'ha fatta esistere ed esistendo è diventata altro, è diventata una comunità migliore, più fertile, più florida e persino più ecologicamente sostenibile, così anche noi possiamo fare con i nostri territori. Questo è un po', diciamo, quello che volevo condividere con voi oggi. Grazie. Grazie Diego, io richiamerei anche qui di fianco a me Roberto Noili Kedl. Credo che ci siano molte
molte suggestioni, molte idee che si sono mosse nell'ambito di una parola che forse accomuna queste due relazioni per molti versi anche per gli ambiti che toccano da un punto di vista disciplinare anche molto differenti, che è il tema dell'esperienza, del fare esperienza, del fare esperienza che a volte diventa la capacità di raccontare storie e in questo modo di rigenerare il proprio territorio o la percezione che noi stessi ne abbiamo, perché questo è un altro tema che spesso è un sottofondo, una sorta di bordone, per usare un termine musicale, di tutto quello che noi cerchiamo di fare, anche da quando siamo diventati riserva mondiale uomo biosfera. Da questo punto di vista abbiamo anche riflettuto come territorio su qual è la differenza fra, ad esempio, l'essere un patrimonio UNESCO, famoso bollo dell'UNESCO forse più noto, che è qualcosa forse di molto più statico di quello che invece è toccato a noi in dono, che è una responsabilità, perché l'essere riserva uomo biosfera ci consegna una responsabilità individuale nel riuscire a declinare sempre nel corso del tempo, attraverso un sistema di relazioni, quello che è un equilibrio, che come tutti gli equilibri uomo-natura sono sempre soggetti all'instabilità, ma come tutti gli equilibri, mi verrebbe da dire, appoggiano sull'entropia, no? E che quindi dobbiamo vivere in senso dinamico. E ancora una volta in queste due relazioni viene fuori anche come decisiva la dimensione del tempo, no? La dimensione del tempo, di come noi siamo in grado di trasformare quello che è un tempo consegnato al Cronos, al giorno dopo giorno, ai minuti e ai secondi, in quello che dovrebbe essere un tempo che ha a che fare con il Kairos, mi verrebbe da dire, il tempo e luogo, il tempo in cui le cose accadono nel momento giusto. E questo credo che sia una cosa che anche nella nostra vita di insegnanti sia molto importante, perché l'apprendimento avviene sia in una dimensione cronologica ma anche in una dimensione di kairos, di attimo, in cui noi riusciamo a cogliere le cose nel loro non essere semplicemente le cose, nel poter andare a trasfigurarle, a trasformarle, come ad esempio ci ha raccontato anche attraverso delle astrazioni la relazione di Roberto, e come ci ha illustrato con esempi concreti di vita vissuta il contributo invece di Diego. Un microfono che può girare fra voi come prima, quindi insomma siamo anche ampiamente nei tempi. Non
riesco a cogliere se il brusio che serpeggia è una forma di silenzio attivo che esce dalla dimensione del silenzio e si fa suono, e quindi suono dunque sono, o se invece è semplicemente una richiesta di cammino, di alzarsi, di alzati e cammina, senza nessun tipo di riferimento evangelico ovviamente, ma siccome in questi casi il moderatore è anche quello che serve a rompere il ghiaccio, io vorrei rivolgere, diciamo, una domanda per ciascuno dei relatori. Parto da Diego. Mi riferisco insomma, quello che hai detto all'inizio, no? Della tua esperienza di pubblicitario, no? E quando uno pensa alla comunicazione pubblicitaria, pensa sostanzialmente al vendere qualcosa. E noi sappiamo benissimo, ritornando anche, è un riferimento all'etica con cui abbiamo aperto questa mattinata, che tante volte quando si tratta di vendere qualche cosa, l'etica passa assolutamente in secondo piano, no? E allora quando si parla ad esempio di comunicazione a scuola, quando si cerca di tematizzare questo lavoro con gli studenti di tutti gli ordini, io penso, non so, ad esempio a anche nuovi indirizzi della scuola superiore come l'Istituto Tecnico per il Turismo, no? E ci si pone in un'ottica di diventare dei buoni comunicatori, no? Come è possibile conciliare, se è possibile conciliare, le esigenze di un'etica che significherebbe non raccontare menzogne, perché spesso anche lo storytelling sappiamo che è diventato anche un modo per far sembrare la menzogna qualcosa di vero, quindi come si fa a superare dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza personale, questo possibile impasse? Allora, io ti rispondo, è una domanda, come dire, molto che mi viene posta molto spesso, ovviamente, e se io a un certo punto ho deciso che volevo uscire dalle agenzie di pubblicità, questa in parte è già una risposta. Però, anche in questo caso, cerco di rispondere facendo una piccola provocazione. Molto, molto, dipende anche da quello che... proporre una vendita non è detto che sia per forza qualcosa di non etico. E prima cosa. Seconda cosa, quindi dipende anche molto da come è il pubblico che percepisce il comunicare. Verissimo che nel mondo di oggi, cioè nella realtà in cui siamo immersi, e quando un politico ci sembra che non stia, diciamo così, le parole che dice siano, come dire, non stiano corrispondendo al vero, diciamo che è un buon pubblicitario, un buon comunicatore, si dice sia di destra, politici di destra, sia di sinistra, di Berlusconi si è sempre detto che era un ottimo comunicatore, di Renzi si è sempre detto che è un buon comunicatore, è sempre sottilmente però critico, cioè, lo diciamo intendendo, sono bravi a dire delle cose, okay. Ed è terribile questo per noi che facciamo i comunicatori, perché in realtà sappiamo che la vera comunicazione è il contrario di quello. Visto dall'interno, ci ho vissuto dentro per 10 anni alle agenzie, credetemi se vi dico una cosa, è uno dei mestieri con la deontologia, proprio perché è sotto l'occhio del ciclone, più forte, più regolamentata, ed è quasi impossibile dire una menzogna in pubblicità. In particolare in Italia, è un paese con una certa tradizione culturale, che quindi ha molta paura della pubblicità, è molto regolamentata, e credetemi se vi dico che dal punto di vista della verità, cioè la verità di produzione, io dico devo pubblicizzare questa bottiglia, io non potrò mai dire niente che non è vero in uno stato come l'Italia, in realtà in tutto il mondo, ma in particolare in certi stati il nostro è regolamentatissimo, cioè ci sono degli istituti che vigilano sulla verità in pubblicità, che vigilano con un occhio molto forte. Detto questo, la pubblicità in realtà, nella società contemporanea, il linguaggio pubblicitario, tutto sommato, non è altro
anche una sfera che in passato, e chi studia pubblicità lo sa perché studia quello, veniva chiamata retorica. La retorica di Aristotele è alla base della comunicazione pubblicità, è uno dei pochi ruoli. La retorica a un certo punto ha smesso di essere importante nella società, è rimasta in due campi, poco, un po' in quello giuridico, poco, in Italia pochissimo, e in pubblicità. E la retorica, già nella retorica di Aristotele il problema dell'etica viene posto, ma Aristotele risponde in modo molto chiaro, dice non, la retorica serve per dire in modo convincente cose che sono vere, il resto è un'altra cosa, stiamo mentendo, non è retorica quella lì. Questa è la risposta di un tipo. E vi potrei portare moltissimi esempi, ma non ho voglia di farlo perché sarebbe un volerla difendere, e invece io non la voglio difendere, nel senso che sono il primo ad ammettere che in molti casi il giornalismo, la politica sviliscono la comunicazione trasformandola in, dicono delle cose che non sono vere, a volte per pigrizia mentale in realtà, perché non controllano i fatti, a volte per ragioni più grosse, molto più grandi, interessi eccetera. Quindi è verissimo, non significa, però di base è sbagliato pensare che la pubblicità di per sé, per sua natura, sia menzognera, perché non è così. È chiaro che è un proporre una cosa e cercare di farlo, come dire, facendo leva sulle proprie ragioni, cioè cercando di usare al meglio quella verità. Una delle più grandi, McCann Erickson, è una delle più grandi multinazionali della pubblicità, si diede questo slogan moltissimi anni fa, che è la verità ben detta, the truth well told, e che in realtà è lo slogan di quello che dovrebbe essere il comunicare oggi. Inoltre, appunto, ti dicevo, il linguaggio pubblicitario si è fatto carico in moltissimi anni di, diciamo, è un linguaggio che è ancora molto in evoluzione e non è detto che debba per forza essere un linguaggio del capitale, se è così che ci dobbiamo intendere. Può essere anche un linguaggio, la specificità del linguaggio pubblicitario può essere anche quella di occuparsi di altre cose, e negli anni l'ha fatto parecchie volte. E c'è un film bellissimo che si chiama Noi, giorni dell'arcobaleno, che se vi capita di vedere vi consiglio, ed è il quando ci fu il referendum in Cile per passare dalla dittatura alla democrazia, e per un lungo periodo sembrava impossibile che potesse vincere la democrazia. Il film è tutto visto dal punto di vista dell'agenzia di pubblicità che fu incaricata di fare la campagna a favore della democrazia, quindi una campagna che sembrava totalmente perdente, impossibile da fare, ed è il primo film dove vanno dentro davvero alla pubblicità, smascherano un po' certi, diciamo, pigrizie, e si cerca di capire quali sono davvero i meccanismi, ed è uno dei pochi film dove si capisce che il linguaggio pubblicitario può essere anche un linguaggio per promuovere etica, per promuovere cause politiche, per far passare un'idea che diversamente non sarebbe passata. E furono criticatissimi all'inizio, i politici non volevano quella campagna perché non capivano che la campagna che aveva fatto questa agenzia era una campagna pubblicitaria, nel vero senso della parola, ma per promuovere una causa. E questo in realtà avviene in moltissimi paesi al mondo. Adesso purtroppo non posso usare il mio computer, se no avrei dei casi, ti farei vedere. E quando c'è stato il grande movimento delle primavere arabe, per esempio, poi discutibile finché vuoi, non possiamo entrare nel dettaglio così tanto, ma finisco solo per chiudere poi. Una campagna meravigliosa fatta da un'agenzia di pubblicità in uno di questi paesi, e aveva appena vinto la democrazia, e pochi giorni dopo nella piazza principale i cittadini si trovano un grandissimo, gigantesco manifesto con il dittatore precedente. E cosa è successo?
mormorio, la folla non capisce, brusio, è tornata la dittatura. Cosa sta succedendo? Fino a quando un piccolo drappello non si fa coraggio e strappa il manifesto. Appena arriva vicino capisce che in realtà era una sorta di tendone, strappa. C'è una frase che dice: la democrazia adesso ha vinto, ma per farla continuare a vivere devi avere coraggio. Quell'annuncio è fatto da un'agenzia di pubblicità che si è fatta carico, usando un linguaggio prettamente pubblicitario, di una causa etica, cioè di continuare a vigilare sulla democrazia. Basta, non dico altro, perché ripeto, non ho intenzione di fare il difensore della pubblicità, però vorrei fare invece quello sì, il difensore del linguaggio pubblicitario. È una sottile differenza semantica, però c'è. Posso chiusare? No, se posso interloquire, perché una cosa che mi dà, a proposito di verità, il problema è anche i modi in cui tu porgi la verità, no? Cioè, quando dopo un farmaco ti dicono, ti fanno tutto, illustrano la cosa e dicono le certamente l'evoluzione, cioè, non so se avete notato, no? Cioè, schiacciano in un nanosecondo tutte le informazioni che vi dovrebbero dare intorno a quella cosa lì. Beh, allora, a volte la pubblicità, diciamo, dice anche la verità, ma lo dice in un modo che può essere anche non comprensibile, volutamente non comprensibile. Questo nell'Italia, che sia un paese di furbi, ovviamente questa non so se è una strategia. No, guarda, velocissimo. Su questo, per esempio, mi rendo conto che infatti la narrazione che è stata fatta sulla pubblicità porta a fare questi pensieri. Io l'ho visto dall'interno, ho dovuto lavorare su dei farmaci. Ti dico la ragione tecnica perché succede quello, è proprio tecnica, credimi. Infatti a me, da pubblicitario, non interessa niente di come dire, ingannare, anzi, io penso che non prendo farmaci se posso, è che quelle note legali, se dette a velocità reale, occuperebbero più dei 30 secondi necessari per fare lo spot. Perciò o al cliente tu gli rispondi non si fa lo spot, oppure trovi, è stato trovato, regolamentato in tutto il mondo, quel metodo. È una risposta tecnica, mi rendo conto, ma è per dirti che è stato trovato per ragioni di poter fare la pubblicità, non perché vuoi ingannare chissà chi, è proprio tecnica. Però anche su questo è chiaro che c'è molto da discutere, perché è chiaro che se dici una cosa in un modo crei delle reazioni. Detto questo, è anche vero, e questo te lo straconfermo, se c'è una categoria su cui nessun pubblicitario vuole lavorare, perché c'è una deontologia talmente strutturata, talmente forte, su cui è praticamente impossibile dire qualsiasi cosa, sono i farmaci. Beh, giustamente. Basta. Abbiamo aperto un file molto complesso, però insomma, visto che siamo qui ancora per tempo, sarà anche possibile poi incontrare i relatori anche successivamente a questo ambito di dibattito. Mentre invece io volevo sollecitare Roberto a una delle questioni un po' cardine che riguardano il tema musica e scuola, no? Si parla tanto di competenze trasversali negli ultimi anni nella scuola, e tu ci hai presentato anche nella modalità stessa in cui hai scelto di costruire il tuo contributo, la tua relazione, un intreccio molto profondo fra i linguaggi artistici. Non era una relazione sulla musica o sulla musicalità, ma era una relazione, credo, fortemente interdisciplinare, dove tutte le arti, mi viene a dire, performative, venivano un po' a trovare un luogo comune. E allora, una delle cose che si lamenta spesso, anche quando noi incontriamo banalmente i nostri studenti, e ogni incontro non è mai banale, anche se tutte le volte questa cosa accade ogni giorno, ci fa entrare in una logica di routine dove facciamo un po' fatica a leggere sempre questa dimensione, di dono reciproco nel momento in cui ci si incontra, no? Perché lo facciamo tutti i giorni, lo facciamo spesso anche in spazi che non sono propriamente molto ispirativi. E allora si fa un gran parlare del fatto che una delle cose che manca, una delle competenze che manca
che mancano e che dobbiamo sviluppare come insegnanti nei nostri studenti è l'ascolto attivo, no? E quindi si sente spesso parlare della musica come di una di quelle discipline, qua c'è il famoso rintocco di campane che mi ricorda, devo dire che non ho mai, erano anni che non mi capitava di stare in un paese dove le campane avevano questa presenza, questa presenza, è una vera esperienza, no? Il rintocco della campana. Ma quindi recupero il senso del mio pensiero, no? Spesso si dice la musica aiutando o costruendo assieme ai ragazzi dei percorsi di ascolto attivo diventa una delle discipline cardine per sviluppare le competenze trasversali che aiutano a qualsiasi forma di apprendimento, perché senza una capacità di ascolto diventa veramente difficile costruire apprendimento. Quindi qual è la tua visione di questo tema dell'ascolto all'interno della disciplina musicale, della musica, ma anche come strumento per sviluppare la competenza trasversale che serve un po' alla nostra stessa capacità di apprendere, quindi anche in termini metacognitivi. Allora, sull'ascolto ci sono diversi aspetti che potrebbero essere toccati, provo a essere breve nella risposta però. Intanto c'è una questione nodale che, vabbè, se ricordate una delle slide, quando c'erano i processi integrati, ho detto appunto che l'ascolto non va visto avulso dagli altri processi. Devo stare più vicino? No, chiedo scusa. Dicevo che nella slide avevo richiamato l'attenzione sulle processualità circolari, no? Che legano la produzione e l'ascolto, ma anche i processi di rappresentazione come un circuito, come dire, virtuoso, no? Ecco, quindi l'ascolto in sé come cosa isolata non ha senso oggi in educazione musicale considerarla, per quanto attivo sia. Però dobbiamo dire delle altre cose. Allora, la dimensione dell'ascolto è una dimensione che può essere individuale o collettiva, e da quando, per esempio, sono cambiati moltissimi modi di riproduzione. Un tempo la musica noi lo potevamo ascoltare solo dal vivo, ma dal Novecento, quando ho detto che il Novecento ha rivoluzionato veramente dei paradigmi, Della Land parla di un paradigma, per esempio, tecnologico, no? Che rivoluziona completamente anche i modi d'ascolto, appunto. Cioè, quindi, cosa vuol dire i modi d'ascolto? Vuol dire che, per esempio, un ascolto in classe, faccio per dire, di un pezzo, di un brano, di una sinfonia, o diventa veramente un atto, diventa un momento coatto. Cioè, se non è la musica a rapirti, cioè tu segregare delle persone collettivamente e metterle lì ad ascoltare qualcosa, è una forma di come dire, di sequestro di persona, cioè catturare l'attenzione. No, è vero, cioè è anche, cioè, imbarazzante. Cosa vuol dire? Come sto ascoltando io, ma l'altro come sta ascoltando? Quindi in quel caso l'ascolto attivo in genere è accompagnato da consegne che tu devi dare per orientare anche l'ascolto. Della Land, sull'ascolto ci sono delle teorie molto interessanti di François Della Land, per esempio, che divide, e questo è interessante perché lui parla di ascolto empatico, che è un ascolto dove l'individuo tende a confondersi con la musica, di un ascolto figurativizzante che ci porta a vedere nella musica, a metaforizzare, insomma, cioè a partire dalla metafora, ma a individuare anche delle strutture dialogiche, eccetera. Per esempio, due elementi, un tema che è un controtema che si parlano, no? Noi li vediamo come dei soggetti che dialogano tra loro. Quindi l'ascolto figurativizzante, e adesso non mi ricordo la... Vabbè, ci sono comunque più modalità d'ascolto, e non è mai detto che, a seconda dell'educazione musicale che noi abbiamo alle spalle, abbiamo tendenza a un tipo d'ascolto o un altro. L'altro è l'ascolto tassonomico, ecco, tassonomico che può addirittura diventare solfeggistico, no? Cioè, nel senso, tassonomico, noi tendiamo a enumerare esattamente gli elementi che stanno dentro quell'ascolto. Se erano quattro note, no? Li descrivo che con moto ascendente, eccetera. Allora, questa teoria sulle condotte d'ascolto è interessante perché ci porta a vedere, lui ne aggiunge una simpaticamente, dice c'è anche il non ascolto, no?
Il più delle volte, soprattutto nella scuola di infanzia, quando noi diciamo ai bambini non ascoltano, non è assolutamente vero, cioè la categoria del non ascolto è quasi inesistente in realtà, cioè a noi sembra che non ascolti, un problema è che non capiamo quale tipo, ascolto tipo, lo chiama lui, viene realmente attivato, perché l'ascolto è qualcosa, come dire, che si sviluppa e si consuma dentro di noi. Allora, o noi abbiamo delle consegne, abbiamo un modo per portare fuori una restituzione dell'ascolto, altrimenti diventa un'esperienza difficilmente facile da rendere collettiva. Non so se mi sono spiegato. E questo è un aspetto. Quindi, cosa significa ascoltare in gruppo, soprattutto, no? Poi dicevo, sono cambiati i modi di ascolto. Cioè, oggi ascoltare dal vivo è una cosa, ascoltare le cose registrate su un computer un'altra. Certo che sono aumentate le possibilità, ma da un certo punto di vista possono essersi anche impoverite, no? Quindi per esempio un'attenzione fondamentale va data proprio alle modalità, ai modi in cui noi ci poniamo in ascolto. Appunto, oggi il bambino e i ragazzi soprattutto arrivano a scuola con già nelle orecchie non solo le cuffiette, ma file di musica, no? Che ascoltano, arrivano a scuola con una loro musica ascoltata, no? Allora, per esempio, quando la musica a scuola si presenta come una materia, diventa difficile, è difficile che il ragazzo vada a scuola con una sua matematica. Certo che ha delle sue strutture logiche, eccetera, ma non ha coltivato delle playlist di esercizi di matematica, per capirci, no? O di numeri perché gli piacciono. Mentre la playlist di musica da ascoltare, certo che ce l'ha dentro al suo Walkman, ormai al suo cellulare. Quindi l'idea che la musica sia, appunto, diventi materia, significa fare i conti con la pervasività della musica all'interno dell'esperienza che i ragazzi hanno, anche perché la dimensione dell'ascolto diventa, non so se è capitato a voi da giovani, io mi ricordo che quando ero ragazzino mettevo a tutto volume, facendo arrabbiare ovviamente mia madre, mio padre, eccetera, ma se mi chiedo oggi qual era la ragione per cui ascoltavo a tutto volume, fatto energetico? Mettiamoci anche il fatto che la musica è veramente energia, no? Cioè scalda, cioè quando tu butti fuori dalle casse, cioè senti proprio calore, no? Cioè, quindi è effettivamente energia vera. Ma la ragione era un'altra: io ho bisogno di far sapere al mondo che ascoltavo una certa musica, perché questo mi portava dentro a un processo identitario. Io sono quello che ascolta i Genesis. Io sono quello che ascolta questo, cioè, quindi era per comunicare ad altri, al gruppo, era un modo di identificazione nel gruppo. Quindi la problematica dell'ascolto potrebbe essere vista anche in questa ottica. Ora però non so se ho risposto alla tua domanda. Certo, c'è un'altra dimensione dell'ascolto che riguarda cosa vuol dire coltivare il fatto di mettersi in ascolto, mettersi anche in ascolto dell'altro. Allora lì, più che l'ascolto, diciamo, per quanto reso attivo oggi, di brani che sono o su un CD oppure ormai su una pennetta o su YouTube oppure invece eseguiti dal vivo, più che quello, come dire, interessa allora anche la maturazione di un ascolto reciproco che avviene nel momento in cui noi facciamo anche qualche cosa. Cioè, quello è più difficile, cioè ascoltarsi mentre si suona è un esercizio fondamentale, cioè è una palestra incredibile. Allora, tutte le esperienze che è dato conoscere rispetto ai risultati che la musica inserita secondo queste modalità danno è, per esempio, che c'è un aumento di sensibilità anche nei confronti delle ragioni degli altri molto più grande, non c'è dubbio su questo. Cioè, da questo punto di vista la musica ti aiuta non solo ad ascoltare musica, ma ti aiuta ad ascoltare tutto il resto che ti sta intorno. Però non so se ti ho risposto. Posso invece aggiungere un'informazione che non ho dato oggi. Nelle slide, poi mi sono dimenticato di inserirlo, però uno degli autori più importanti, questo lo dico perché se da un punto di vista della creazione di percorsi anche didattici vi interessa, uno degli autori che ha sviluppato maggiormente il rapporto con l'ambiente dal punto di vista sonoro, stamattina si parlava di soundscape, no? Non a caso, è Murray Schafer, per esempio, che ha lavorato parecchio su queste tematiche sviluppando anche dei percorsi didattici. Scusate, mi ero dimenticato oggi di dire. Allora, mi riferisco alla relazione di Diego Fontana. Cioè, noto che gli esempi
che ha menzionato, più riusciti di valorizzazione di un territorio, nascono dal basso, metodologia bottom-up, e che non compare l'Italia. Cioè, questa è la prima riflessione che mi porta a condividere con voi un paradosso. Stamani si parlava di paradosso e si diceva, cioè l'Italia per eccellenza è il paese che ha tutto, tutto e di più. Quel di più che ora sembrerebbe ostacolare perché vogliamo continuare a svilupparci. Nel caso dell'arte mi pare che anche il più che abbiamo sia in qualche modo di ostacolo alla valorizzazione, perché abbiamo troppo, non si sa da che parte cominciare, mentre in Francia hanno una cosa, valorizzano quella, ci riescono e riescono a farne un fatto turistico. Ecco, io non questo paradosso lo voglio condividere perché cioè, non riesco a capirlo. Una riflessione. Io non ho risposte, ma è una domanda che mi sono fatto molte volte, identica alla tua. Anche io trovo, quando mi imbatto in queste storie, che le migliori siano quelle che nascono dal basso, non so perché, e non so neanche perché, ma anche io sono stato tentato molte volte a dare la risposta che hai dato tu, cioè perché in Italia facciamo così fatica. In parte è vero, credo, no? Cioè, per semplificare molto, la Francia è Parigi e il giardino di Parigi. L'Italia, per tradizione, ha proprio una storia diversa che viene dai comuni, qui signorie, eccetera, 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 ed è una storia di campanili, che in parte è anche una storia molto bella, proprio per questo. In parte è vero che, come fai a convincere le persone a visitare Fivizzano se invece, pochi chilometri c'è Firenze? Verissimo, verissimo. Però credo che in parte ci sia proprio anche una tradizione culturale che è un ostacolo. Facciamo un esempio. Poche settimane fa ero a Spalato. Siete mai stati a Spalato? Sei mai stata a Spalato? Cosa ti ha colpito di Spalato? Non so se è la stessa cosa che ha colpito me. È che il palazzo di Diocleziano è sì conservato, perché non si può dire che non sia tenuto bene, ma non è museificato, non è un museo da visitare, è la città. Spalato è il palazzo, e nel palazzo ci sono dentro, ci sono le botteghe, i ristoranti, i caffè, e non c'è niente di male. Se tu lo chiedi a un croato, loro ti dicono: è una conservazione, è sempre stato così. Nel 300 d.C., quando il palazzo è stato fatto, dentro conteneva botteghe, mercati, caffè no, ma e noi abbiamo semplicemente conservato la funzione, che si è adattata negli anni. Usiamo i soldi che vengono dal turismo per tenerlo bene pulito, perfetto, non evitare, ma lo teniamo vivo. È molto diverso l'atteggiamento che abbiamo noi, che è quello del San Gimignano, che belle le torri, e poi San Gimignano cosa è diventato oggi? È un parco tematico dove gli abitanti sono tutti andati via, non ci possono più abitare, non ci sono più servizi, non ci sono solo botte, è una tradizione ricostruita a posteriori in base a quello che il turista si aspetta di vedere. Questo è un grande problema, secondo me, che ha l'Italia. E quando trova che qualcosa sia interessante, lo museifica, lo fa diventare morto, lo tassidermizza dall'interno. E San Gimignano adesso è quasi, a me dà fastidio, cioè onestamente a me dà molto fastidio visitare San Gimignano, perché mi sembra come se io fossi nel negozio di souvenir che c'è all'uscita di un museo. San Gimignano è un unico grande museo in cui ci sono, ti senti così, no? Ecco, è molto diversa se guardi. Io credo che sia un problema di tipo più culturale che di tipo di sovrabbondanza. Però, d'altra parte, sono d'accordo che è più difficile per un italiano convincere anche noi stessi, anche nella relazione che abbiamo noi stessi, convincerci che Fivizzano sia bello, per quanto lo è veramente. Però noi lo compariamo con, da una parte, Firenze, e facciamo più fatica che in Normandia è tutta verde, e ci sono tre villaggi a distanza di molti chilometri l'uno dall'altro, e quindi vai per forza.
ad esempio, un altro esempio, scusa, chiudo velocissimo, Pula, non so se sei mai stata, sempre in Croazia, è il sesto anfiteatro conservato per grandezza nel mondo, e tu lo confronti con il Colosseo e hai un attimo di sconcerto, perché lì ci fanno concerti, film festival, non c'è giorno in cui non sia usato, ma è perfettamente conservato. Non è che in quel caso l'uso significhi la distruzione, eh? E noi invece il Colosseo è... Cos'è il Colosseo? Bene, allora direi che chiudiamo questa giornata. Abbiamo fatto una lunga esplorazione, abbiamo visitato molti luoghi, dall'etica ai rapporti con la biologia, un nuovo modo di vedere e vivere anche l'ecologia stessa, che si può tranquillamente anche incarnare nei nostri percorsi a cui daremo vita da dopodomani o da dopodopodomani. E passando per i solchi delle geografie sonore che, come dire, segnano anche il nostro venire al mondo, la nostra profonda origine come esseri viventi, fino all'idea della comunicazione come racconto di una storia che rigenera la comunità, nel senso pieno di una comunità aperta, parlava Roberto dei sistemi aperti, e quindi una comunità che a me piace definire ospitale, non semplicemente accogliente, come sono, credo, come cercano sempre di essere le nostre scuole. E voi sapete che spesso quando chiudo una giornata come questa mi piace ritornare un po' alla parola nella sua origine. Per me la parola nella sua origine è la poesia, la parola che nasce ancora prima che scritta, come detta, suonata, se Roberto mi consente questo termine. E la poesia ha degli strani modi di manifestarsi, di rivelarsi, credo a che fare anche profondamente con i fili invisibili della natura. E allora è successo che stamattina, senza una ragione particolare, io, come spesso mi succede, ho preso un libro di poesia di un autore che ho conosciuto qualche giorno fa, che si chiama Angelo Andreotti, è un poeta di Ferrara, che a Ferrara, siccome non si può fare il poeta di mestiere, Angelo Andreotti dirige i musei civici a Ferrara. Io vorrei chiudere questa giornata con questa sua poesia e poi vi lascio alla parte altrettanto poetica che cura ormai da sempre Natascia Zambonini, che ci racconterà come ci andiamo a sistemare e come avverrà la prosecuzione della nostra navigazione qui. Questa poesia si intitola In controvento. Senti quanto è sperduta la voce nel tempo rapido di queste nuvole, spinte dal vento in un cielo che allunga. Se avessimo pazienza, capiremmo. Se solo potessimo cogliere tra i suoni della terra quello del seme, mentre spacca, germoglia, irrompe all'aria, per poi dissolvere in forma di albero, oppure vivere e semplicemente morire, così come nascere, così come spogliarsi per l'amore e varcare il confine della pelle, o ritrovare, finalmente trovare,
la stanza chiusa nel cuore degli occhi e aprire le finestre a quella luce che sporge tutte le cose del mondo. Se soltanto sapessimo ascoltare il canto trasparente della terra mentre racconta un bosco o una pioggia, oppure le nostre parole, sentirle pronunciare nell'aria, diverse da quelle che abbiamo gridato, sentirle in controvento, non più nostre, e finalmente comprese, poiché piene dei suoni dei cieli.